Almanacco azzurro, quali pillole c'hai per noi oggi? C'è un giocatore, l'unico giocatore che nella storia ha servito perché ricorda, diciamo, i successi napoletani, parlo di Rupert Furiani, che ha giocato nel Milan e poi è stato, mi ricordi, caro Raffaele, azzoppato per un Aia. grave infortunio da Mandorlini. Ecco, giocatore sempre molto corretto. Il giocatore, come dice a Napoli, era cattivoso. Decisamente. Sì. Moreno Ferrario, ecco. Che è stato un giocatore storico, famoso anche per qualche altro gol di Beh, sì. Certo. E quindi questo posso dire. Per quanto riguarda le altre, devo dire la verità, che è sempre stata ancora che la Juventus percorresse i passi. Comunque anche il Milan è stato tra le squadre per cui c'era un grande affluenza di risultato, soprattutto però a Milano, non tanto a Napoli, perché a Milano è la patria dei napoletani. Ecco. Non c'è più il milanese Tocchi, ci sono i colori napoletani, ecco perché i medici con i milanesi sono abbastanza agli appunti. Voglio ricordare soltanto che nel Milan c'era e c'è attualmente, è stato dato via Borriello. No, ora Borriello gioca nell'Atalanta. Atalanta ha fatto un sacco di squadre, però sì. Ha sentito la maglia, la casacca rossonera, senza essere mai andato nel Napoli, così come Antonio Nocerino. Ecco, che ha rescisso il contratto, quindi comunque non giocherà contro il Napoli. Non giocherà contro il Napoli, se sei sparso o no, perché non si trova molto con l'allenatore e anche con il vecchio allenatore, non è che abbia fatto tanti difetti. No, infatti, anzi, se non sbaglio, una finestra a Genoa. Genoa è poi rientrato senza neanche giocare. Era un po' abituato, diciamo, a guardare dagli ora spazi. Non mi ricordo effettivamente, forse era Parma qualche cosa, però comunque sì, non ha avuto tanto successo ultimamente, effettivamente. Quindi un giocatore poco incisivo negli ultimi tempi. Certo, beh, è perso, ma quando giocava nel Savoia, che parliamo della Serie B. Oh, wow, poi questa è una grande perla. Poi anticipati e poi dopo deciso della tormenta. Sì, decisamente sì. Federico, hai anche ancora qualche altra gemma? Volevo aggiungere un'ultima pillola. Vai. Il Milan ha sempre preso i giocatori, ha sempre dato rispetto a Napoli, commentato la primavera. Qualunque allenatore della primavera abbia avuto compreso Ballardini, ha sempre ribaltato la primavera, e nella primavera spicca uno dei fratelli Donnarumma, ecco, e di Castella Mare di Sabbia, e che comunque ha anche altri fratelli che non erano proprio in Serie C nel Catania, e che hanno altro fratello portiere e un altro attaccante che sì. Sta nelle serie inferiori. Questo significa che l'Italia rossonero è sempre, diciamo, prolito. Sì. E non per essere contrario, secondo la testimonianza, è sempre più il fatto che non abbiamo un vivaio primavera che le grandi risultati, cioè sono i campani che stanno nelle altre squadre che praticamente prendono piede. Beh, giusto questo aspetto che sottolinei tu, caro Federico, infatti il Napoli secondo me e secondo tante persone potrebbe e dovrebbe, ecco, migliorare da questo punto di vista. Caro Federico, tu oltre a essere chiaramente co-conduttore di Parole in Libertà e Sottoporta Show sei anche, a mio modesto avviso, e non solo, anche i nostri fan la pensano così, è un grande artista, ecco, però senza lodarsi e imbrodarsi. Perché faccio tutta questa premessa? Perché sono sicuro che da parte tua ci possa essere, beh, oggi sai, no, che una ricorrenza importante, nacque il grande Massimo Troisi, quindi voglio chiederti
voglio chiederti, ecco, di spendere due parole per questo grandissimo napoletano. Ma come tutti i napoletani, parlo sempre di Pino Daniele e di Lillo dello Tessuto, erano personaggi, diciamo, di grande splendore quando salivano sul palco sul cinema. Però è da rivelare che comunque una cosa che viene in comune tutta l'ambiente comico, che sono persone a volte tristi. Beh, lo stesso Totò era una persona triste, nel senso che amava la compagnia soltanto di come Massimo Troisi, comunque da Rigoletti era molto amato dalle donne, faceva ben volere dagli amici, però Ecco. chiaramente noi sappiamo tutti che è nato con una malformazione che poi l'ha condizionato anche nel suo humor e nella sua crescita. E quindi anche Pino Daniele, diciamo, ha accomunato tutti questi grandi personaggi. Infatti, noi comunque ricordiamo leggenda e la volontà di tenere sempre Napoli al suo posto, comunque lui andava, si è fatto conoscere anche in altre aree, di e questo testimonia che la comicità napoletana è l'unico ingrediente che troviamo per quanto riguarda il palcoscenico del cinema, soprattutto e anche, diciamo, del teatro, perché sono attori del nord che, insomma, posso dire che avere da pubblico così parlo sempre a livello di comicità, tranne altri Certo. Giovanni e Giacomo, eccetera, però non ne ricordiamo tanti. Beh, hai Piuttosto pienamente ragione. parliamo della Legione Romana, tra l'altro Fabrizio, Beh, grande. che era uno dei nostri capolavori, però parliamo sempre della Legione. Guarda, ogni giorno ci troviamo di fronte al palcoscenico di Cabaretti, è un po' invidiato il crollo da Sì. tutti che fanno ultimo e battutisti e fanno teatro, perché il teatro classico è scomparso, cioè oggi si fanno remake di musical, sto parlando sempre in tutta Italia, non Certo, soltanto in allargando, diciamo, i Napoli, nostri confini, e ecco. quindi si tende a dare spazio più ai musical, parli di ispirazione, ma in varietà è scomparso, non si fa presente in televisione più canzoni, che era un grande palcoscenico e non si fanno traduzioni come una volta, perché anche il mercato oggi Certo. comanda la pubblicità, e quindi la pubblicità ha permesso a Carlo Conti di guadagnare 550 euro al giorno. Beh, questa Non mi è. sottimetto che è servito, io guadagno 550 mila euro, Qualcosina in meno, ma mi accontenterei anche dell'1% di non so. No, questa grande somma. volevo cogliere l'occasione per invitare tutti i nostri cari radioascoltatori a farti un grande augurone, perché oggi è l'anniversario del tuo compleanno, e Ringrazio quindi ancora volevo per gli auguri. così che è una sorta di abbraccio circolare Ecco, da ecco, Trento fino alla punta, allo Stivale della Stibia, finché tu diventa sempre più un conduttore con la ecco. Ecco, grazie E con la Federico. G. Beh, ci manca. Sempre, sempre ironico e diretto e Diciamo la insomma, a verità tuo modo, che ecco. sono contento comunque dell'andamento sia di valori mentali che di sottoposta, perché interagire con le persone è il nostro mestiere, ma soprattutto comunicare la positività e le argomentazioni sempre valide, positive, è qualcosa che ci fa crescere. Quindi sicuramente adesso siamo a Radio Frontiere, però Certo. sono ben prospettive di passare alle grandi future, Tipo? tipo non rimane competitivo, no? Ma no, dai, non facciamo, c'hai Appena ragione vediamo il contratto, lo diciamo. tu. Ecco. Quindi accorrete numerosi da questo punto di vista. E Federico, io voglio ringraziarti sempre per la tua ironia, per la tua competenza al servizio di Sottoporta Show e in generale di Radio No Frontiere, chiaramente anche per Parole in Libertà. E io voglio ringraziarti e ti auguro un buon prosieguo di serata. Va bene, allora un salutone gigante a tutto il nostro pubblico radio, amici radioascoltatori, e ci ritroviamo con grande entusiasmo alle prossime puntate di Parole Libertà e di Sottoporta Show.